le dottoresse Fontanini, Gallina e Colombo del Servizio di Coesione Sociale del Settore Sicurezza. E proprio per approfondire la tematica che andremo adesso ad illustrare, sono presenti anche in rappresentanza della situazione temporanea di impresa soggetta a tortura del progetto che oggi verrà presentato, i referenti del Consorzio Farsi Prossimo, del Consorzio SIS e dell'Associazione CDN. Oggi verrà l'occasione per presentare in Consiglio il progetto di promozione della coesione sociale che verrà attivato in funzione di un bando di coprogettazione nella nostra zona, in particolare nel quartiere di Niguarda. Un progetto importante che durerà 3 anni, per cui sono stati stanziati, è stato stanziato un fondo significativo. Sono presenti appunto le persone che ho indicato proprio per poter entrare nel merito di questo progetto che andrà a incidere in maniera significativa, tutti auspichiamo, sulle questioni relative al quartiere di Niguarda. Do la parola quindi all'assessore Granelli e poi successivamente alle varie persone che ho indicato, in modo tale che si possa entrare, come già vedete, nel vivo del progetto con illustrazione dettagliata anche attraverso slide. Grazie, buonasera a tutti. Stasera, come ha detto Guccioni, presentiamo questo progetto, uno dei due progetti di sociale che abbiamo deciso di sostenere, anzi di promuovere con l'amministrazione comunale di Milano dentro un po' la strategia sulla coesione sociale. Come sapete, noi abbiamo nel nostro programma di attività dell'amministrazione comunale uno degli obiettivi è quello di promuovere nel territorio, nel tessuto cittadino, quelle esperienze, cioè fare in modo che ci siano sempre più esperienze che nel tessuto della città sappiano unire le realtà della società civile, delle istituzioni, dei cittadini singoli organizzati che hanno in essere delle azioni, delle attività per fare sì che l'appartenenza al proprio quartiere, alla propria città, sia vissuta sempre meglio dai cittadini, quindi di rendere i nostri quartieri in questo modo più vivibili e anche fare in modo che i cittadini siano in modo più possibile agevolati a occuparsi di questa parte, della propria parte di città, come appunto un senso di appartenenza e di corresponsabilità in quei beni comuni che fanno parte appunto della città e dei contesti cittadini. Questo per noi è un valore importante perché oltre ai doveri che ha un'istituzione di realizzare attività, azioni e servizi, con la modifica nel 2001 della nostra Costituzione, l'articolo 118, è stato inserito appunto anche questo dovere delle pubbliche, delle istituzioni, anche degli enti locali, di sostenere le azioni di cittadini singoli e associati che operano secondo il principio di sussidiarietà, cioè per sostenere appunto la qualità e i beni comuni che fanno parte dei nostri quartieri, della nostra vita e della nostra città. Quindi abbiamo a Milano una ricca esperienza negli anni sostenuta soprattutto da Fondazione Carito e da altre istituzioni che ha realizzato nel nostro contesto cittadino e anche nell'internet diversi progetti di questo tipo. Come amministrazione abbiamo deciso in qualche modo di facilitare una rete tra questi progetti e poi di mettere anche delle risorse per aumentare il disegno e cercare di promuovere sempre di più questo tipo di azioni e come istituzione non metterci noi a realizzarle ma appunto a metterci insieme con le realtà dei cittadini organizzati per sostenere questi progetti. Abbiamo scelto 2 realtà, una appunto la zona di Niguarda e una il quartiere Salomone che è intorno qua
parte della zona sud della città, abbiamo promosso i bandi di compartecipazione, poi gli spiegheranno loro, a cui abbiamo chiamato i soggetti del territorio. Ora il progetto ha seguito chiaramente tutto il processo dei bandi eccetera ed è pronto per iniziare. Abbiamo ritenuto insieme con appunto il consiglio di zona che fosse importante, prima ancora che presentando diciamo pubblicamente la cittadinanza eccetera, di avere un momento con l'istituzione del consiglio di zona, perché dentro questo progetto uno dei soggetti fondamentali istituzione oltre che amministrazione centrale, ma anche il settore presieduto dal terzo cabine di cui mi occupo come deleghe, l'istituzione locale, cioè il consiglio di zona, dovrà avere una parte significativa. Ne abbiamo costantemente informato diciamo il fino ad ora in consiglio, ma da ora in poi questa presentazione, l'obiettivo di questa presentazione, oltre che un obiettivo informativo che è comunque positivo, ma l'obiettivo è di fare in modo che poi il consiglio di zona possa definire insieme con il settore e con i soggetti che gestiranno come partecipare ed essere parte attiva di questo progetto. Lascio la parola alla dottoressa Grazia Gatine, che è appunto il direttore del settore che entra nel mezzo. Grazie. Quindi, come l'assessore ha detto, la novità a nostro avviso tra le più significative di questo progetto è questo aspetto della coprogettazione. La coprogettazione è veramente una modalità differente di lavorare con, in questo caso di lavorare con i soggetti del terzo settore. È una modalità nuova, è una modalità che da dicembre del 2011 è stata in qualche modo strutturata, incorniciata da una delibera della Regione, ed è una modalità che consente al Comune, in questo caso a noi, di non affidare a un terzo o a soggetti del terzo settore un lavoro, una prestazione, ma prevede di progettare insieme. Quindi prevede di rispondere a un bando, come hanno fatto i nostri partner che hanno risposto a un bando per questo progetto, sia per quello di Inguarda che per quello di Salomone, ma adesso parliamo di questo che interessa a tutti voi. Hanno risposto a un bando delineando un progetto generale chiaramente su criteri da noi proposti, ma la cosa interessante, la cosa nuova è stata che dopo la vicenda si è tramutata in una serie di incontri con, uno, con il nostro staff tecnico e abbiamo progettato insieme, calando esattamente su quelle che sono le esigenze e l'esperienza del terzo settore nel vostro quartiere, abbiamo cercato di articolare operativamente il progetto sulle esigenze del quartiere insieme, dandoci anche una scadenza continua di monitoraggio e di possibilità di cambiamento nel momento in cui sorgessero esigenze differenti o bisogni diversi, quindi il progetto può un pochino cambiare rotta. Quindi voi capite che rispetto a una, come dire, una consuetudine abbastanza diffusa nei comuni di affidare, sempre attraverso bandi, ma di affidare dicendo bene tu soggetto del terzo settore fai per me, la differenza qui per noi è importante e significativa, perché questo vuol dire in realtà rendere attiva la partecipazione del comune, del terzo settore, di tutte le istituzioni del privato sociale non presenti sul territorio e, come diceva l'assessore, quindi anche del consiglio di zona. Ecco, questo è un modo per lavorare realisticamente tutti insieme, chiaramente su un progetto che basicamente è già definito, e poi le persone che per il quartiere di Guarda hanno vinto il bando vi descriveranno meglio. Quindi gli obiettivi che noi avevamo dato erano degli obiettivi di massima dentro i quali appunto poi declinare nello specifico il progetto, erano obiettivi che si riferivano fondamentalmente a una riduzione dei conflitti in modo da migliorare la qualità e il benessere dei cittadini di quella determinata area, di quel territorio, potenziare quelle che sono le attività dei servizi che sono presenti su
territorio definito, servizi e offerte educative, culturali e sociali, potenziarle e renderle soprattutto più agevoli, più aperte, più disponibili verso i cittadini, coinvolgere gli abitanti nelle soluzioni che sono le più idonee a seconda di quelli che sono i vari quesiti o le varie situazioni problematiche che si possono presentare, e tendenzialmente, sempre come direttive generali che poi sono state declinate meglio, che i nostri partner vi diranno come, le azioni noi le abbiamo immaginate attraverso uno sportello che ha un luogo, che è un luogo di orientamento, di indicazione, di incontro, di aggregazione, da cui ci si incontra e da cui si dipartono le azioni. E tra l'altro lo sportello, che noi auspicavamo fortemente insieme ai nostri partner fosse dentro il tessuto dove il progetto prenderà vita, abbiamo trovato con un accordo con il vostro consiglio di zona, quindi vi ringraziamo, abbiamo trovato questo spazio in via Cirie, che era esattamente quanto noi desideravamo, e in collaborazione con voi c'è questo spazio che ci sembra assolutamente idoneo alle funzioni per le quali verrà adibito. Quindi lì ci sarà uno sportello che potrà avere anche nel corso dello svolgimento del progetto momenti di laboratorio, cioè di partecipazione ad azioni sinergica dei cittadini e degli elementi del terzo settore che faranno rete per creare questo progetto. La mediazione sociale era un altro dei cardini e degli obiettivi che ci eravamo dati, dove con mediazione sociale si intende proprio la capacità di abbassare la conflittualità per favorire una migliore convivenza. E il terzo obiettivo, che poi appunto sarà declinato nello specifico sulle esigenze di questo territorio, è quello rispetto a iniziative allargate, le abbiamo chiamate, cioè le iniziative che possono essere declinate per incidere su tutte quelle aree critiche, cercando di sviluppare la partecipazione e la crescita, quindi le aree critiche che sono quelle del lavoro, quindi sostegno, motivazione, riqualificazione rispetto a aree di lavoro che, come tutti oggi sappiamo, sono particolarmente critiche. Le aree dei minori, delle loro famiglie, quindi sostegno, accompagnamento a quest'area, e altrettanto l'area critica che è quella degli anziani, e quindi anche qui supporto nella quotidianità, creazione di legami di fiducia per la parte degli anziani. Questi sono, ripeto, obiettivi ed azioni che hanno costituito la cornice del nostro bando. Poi i nostri partner, quelli che hanno vinto nel caso di Linguaggio, quelli che adesso li descriveranno, hanno calato questi obiettivi e queste azioni nello specifico del vostro territorio. Linguaggio come territorio per noi rispetto al progetto è quella parte tra Fulvio Testi, Viale Cagranda e Parco Nord. I nostri partner che hanno vinto questo bando sono, come già vi ha ricordato la Presidente, il Consorzio Farsi Prossimo, il Consorzio SIS e l'Associazione Italiana per la Promozione della Mediazione. Allora io adesso, se ci sono domande ovviamente siamo qua, ma lascerei la parola a chi poi di fatto insieme a noi sarà con voi nello spazio di Via Cirie e poi nella rete di tutte le quegli enti del terzo settore che parteciperanno al progetto. Prego, non so chi parla di Farsi Prossimo. Buonasera, io sono Giacinami del Consorzio Prossimo, appunto come diceva la dottoressa Gardiner, siamo un po' il soggetto che fa un po' da coordinatore di questo partenariato, che però assolutamente lo vogliamo intendere come chiuso ai tre partner e alle loro emanazioni che appunto abbiamo citato, ma come una rete aperta che quindi cerca di far tesoro di tutta la ricchezza di questo territorio, anche perché appunto si tratta di un quartiere, un territorio in cui
quindi sono presenti tantissime risorse dal punto di vista del volontariato, del terzo settore, della presenza delle istituzioni pubbliche. E già solamente anche dal primo, diciamo, lavoro che abbiamo fatto insieme al comune, quindi la realizzazione un po' di questa cartina per vedere un po' appunto quali sono i punti di forza e le risorse del territorio, vedete che ci sono in un territorio tutto sommato non grandissimo, ci sono tantissime risorse dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni del terzo settore, del volontariato, dell'attivazione della cittadinanza, che è molto importante appunto tenere presente. E la cartina stessa, diciamo, come primo passo non è fissa, ma sarà un lavoro da implementare nel corso di questa coprogettazione, che comunque durerà 3 anni a fianco del comune, ma non solo, di tutti i vari soggetti che vorranno appunto entrare a collaborare, a far parte dello spirito, insomma, di questo progetto. Quindi proprio brevissimamente, per lasciare poi la parola ai partner che realizzeranno più specificamente le azioni operative, alcune parole chiave come possono essere appunto quelle di valorizzare appunto il patrimonio già presente sul territorio e anche esperienze precedenti di tentativi di formare delle reti che comunque se non altro hanno dato dei risultati in termini di conoscenza, di prassi, di collaborazione tra le nostre organizzazioni, e un monitoraggio che si cercherà di fare continuo tra i bisogni espressi un po' dai cittadini e dagli altri soggetti della rete e il sistema delle nostre risposte, quindi non un mondo da essere fisso ma implementarsi, migliorarsi via via nel corso di questi 3 anni. E poi appunto l'attenzione a un aspetto di non solo di riparazione, diciamo, dei problemi, di quelle che possono essere le fasce un po' che tradizionalmente consideriamo a rischio, ma appunto un'attenzione alla prevenzione nel momento in cui comunque la vulnerabilità sociale è molto estesa e diciamo multidimensionale, si presenta sotto aspetti molto vari. E quindi appunto a questo proposito lascerei la parola intanto come prima azione ai partner che si occupano dell'azione di mediazione sociale, quindi in particolare l'associazione CTM e la cooperativa Progetto Integrazione che fa parte di SIS. Buonasera, sono Benedetta Valle, Centro Italiano per la Promozione alla Mediazione. In questo progetto, l'intervento che abbiamo pensato nell'ambito della gestione dei conflitti opererà su 2 direttive. La prima direttiva proprio sulla gestione dei conflitti già esistenti, la seconda invece nell'ottica della prevenzione. Per quanto riguarda l'area della gestione dei conflitti, interverremo sia dei conflitti familiari, vicinato, che verranno segnalati dai servizi del territorio, dove ci saranno degli operatori che andranno proprio a fare gli interventi anche a domicilio quando ci saranno delle difficoltà. L'altro tipo di intervento sulla gestione dei conflitti sarà su segnalazione dei servizi presenti sul territorio qualora avessero delle difficoltà di gestione su situazioni conflittuali di gruppo, come potrebbe essere i centri di aggregazione giovanile piuttosto che all'interno delle scuole, e quindi saranno strutturati degli interventi specifici ad hoc. Per quanto invece riguarda l'area della prevenzione, ci sembrava importante anche nella fase di coprogettazione col comune lasciare qualcosa al territorio anche dopo questi 3 anni di progetto, quindi lasciare delle abilità e delle capacità al territorio. Per questo sono stati pensati degli interventi di prevenzione dove formare dei cittadini del territorio, gli operatori, alla gestione dei conflitti, perché possono essere loro al termine del progetto dei portatori e siano in grado loro stessi di gestire i conflitti. Anche qui sono previste diverse azioni, una appunto la formazione degli operatori sul territorio, a iniziare da
gli operatori delle antenne territoriali, quindi dei soggetti della rete ampia che ha delineato precedentemente Chiara, di cittadini che possono essere dei cittadini, delle persone che possano essere portatori di capacità di gestire conflitti, quindi per esempio all'interno dei condomini i capiscala, che tutti siamo in grado, quando sono all'interno di situazioni conflittuali, di avere comunque quelle competenze per riuscire a contenere il conflitto e inviare al servizio competente. E poi anche attraverso la quotidianità, quindi abbiamo pensato nelle attività ludiche, di feste, di piazze, eccetera, e anche attività con i minori, di accostarci agli educatori, a chi già opera con i ragazzi, per portare una gestione dei conflitti nella quotidianità e quindi fare in modo che la gestione, la cultura della gestione del conflitto diventi parte integrante della vita quotidiana. La parola ad Amina. Buonasera a tutti, sono Mizzini della cooperativa Progetto di Integrazione, cooperativa che fa parte del consorzio SIS. Il nostro contributo all'interno del progetto riguarda gli interventi della presenza del mediatore culturale. Posso dire che uno dei punti forti di questo progetto è sicuramente la visione della popolazione del quartiere Niguarda senza distinzioni o ghettizzazioni e separazioni. Il cittadino immigrato che vive nel territorio del quartiere di Niguarda è stato visto come un componente di questo territorio con le sue problematicità e con le sue ricchezze, e i nostri interventi sono mirati in stretta collaborazione con tutti i partner del progetto, ma sicuramente collocato all'interno della mediazione, cioè con lo sportello di mediazione sociale, come interventi che basandosi su quello che il territorio offre, cercando di unire e supportare la famiglia immigrata nel territorio di Niguarda. Per questo motivo il progetto ha preso nota di tutte le risorse utilizzate del territorio, cominciando da interventi che il Comune di Milano e le fondazioni fanno soprattutto in ambito scolastico. C'è un progetto contro la dispersione scolastica finanziato dal Comune di Milano, ci sono interventi di altre fondazioni, ci sono servizi del territorio come patronati, come servizi del Comune, eccetera, per cui il nostro intervento di mediazione culturale come sportello di mediazione culturale cercherà di accompagnare e supportare la famiglia immigrata per utilizzare al meglio possibile le risorse e le opportunità del territorio. Questo sarà fatto con l'intervento del mediatore culturale specificamente formato anche sui temi dell'immigrazione, la normativa e le procedure. Un altro aspetto della presenza del mediatore come supporto allo sportello di mediazione sociale, ma anche alle altre attività che prenderanno in carico la famiglia immigrata dove loro noteranno una difficoltà linguistica o culturale, per cui il mediatore è proprio come un ponte tra i servizi del territorio, l'associazionismo del territorio, come un ponte che supporterà gli interventi verso gli intenti del progetto. Un terzo aspetto è la valorizzazione delle seconde generazioni. In questo progetto è stato previsto il coinvolgimento attivo dei ragazzi delle seconde generazioni nati o arrivati da piccoli in Italia come risorsa, quello che rimarrà, una delle risorse che rimarrà al territorio è il coinvolgimento attivo delle seconde generazioni, la formazione dei ragazzi giovani fornendo loro degli strumenti tecnici e
una preparazione in modo di diventare loro un domani i mediatori del futuro tra le loro famiglie, ma tra le famiglie immigrate che arrivano nel territorio e i servizi. Inoltre è stato previsto un piccolo angolo multilingue che anche lì non è pensato solo in ambito folkloristico con dei materiali plurilingue interessanti per tutti, ma cercando di raccogliere tutto quello che si produce, che è tantissimo in plurilingue, dal Comune di Milano, dai siti istituzionali, dal Ministero dell'Interno, Ministero della Pubblica Istruzione e tutte le organizzazioni, e raccogliere in un modo abbastanza coinvolgendo anche i ragazzi delle seconde generazioni questo materiale che poi rimarrà al territorio alle famiglie immigrate per essere consultate anche nel futuro, anche alla conclusione del progetto. Vi ringrazio molto dell'attenzione e chiamo per intervenire la Filo Dariana. Anna, produttore di consorzio di Fast Prossimo, parteciperà nello specifico nell'azione riguardante gli sportelli e il laboratorio, e l'obiettivo principale è quello di creare una connessione tra quelle che sono state definite le reti delle antenne territoriali, sostituite poi da quelli che sono i partner principali delle loro reti primarie, così da conoscersi e riconoscersi proprio operato, e con l'ottica di mettere in campo un intervento condiviso ed interdisciplinare dei singoli attori. Ci sarà un momento molto importante, come dicevano i colleghi, di formazione sia nell'ambito della mediazione sociale che culturale, così che gli operatori volontari possano in qualche modo aggiungere al loro intervento fisiologico naturale un intervento sicuramente integrato. Si procederà primariamente con una rimappatura rispetto appunto a una rilettura dei bisogni che in questo momento stiamo leggendo sul territorio, così poi da procedere a dare priorità agli interventi appunto sempre in quest'ottica di interdisciplinarità. E gli sportelli principalmente quelli legati poi anche quelli di consorzio SIS, principalmente per quanto riguarda la Filodariana presso la cooperativa Vitale, sono quelli di Dermo, Ascoli, Niguarda e per la cooperativa di Prato Centenario, si connetteranno poi con tutte le aziende allargate, quindi di socialità, così come già sperimentate in altre zone, così da integrare l'intervento di mediazione a quello della prossimità. Salve, sono Stefano Ladelli del Consorzio SIS. Nell'ambito del progetto ci occupiamo dei cosiddetti eventi esterni. Visto che molti di voi hanno un device in mano, potete vedere a voi questa splendida mappa che è stata prodotta, che comincia, è in una prima release, ma comincia a mostrare quelle che sono le risorse sociali che nel territorio di Niguarda sono attive e sono state attivate nell'ambito di questo progetto. E lo segnalo per quale motivo? Lo segnalo perché quando si parla di promozione della coesione sociale, così come da un'indicazione che oltre che la Fondazione Carico, come è stato detto l'assessore, sono state anche portate avanti dalla giunta regionale, anche nelle amministrazioni precedenti, soprattutto nell'ambito dei contratti di quartiere, dove è stato previsto comunque che la qualità della vita, la riqualificazione della qualità della vita nei quartieri passa attraverso una riqualificazione anche della rete di relazioni tra i cittadini.
a prescindere dalla loro provenienza. Qui sostanzialmente la coesione sociale è un modo anche di qualificare le relazioni tra le persone, di renderle più attive, di fare in modo che si superino certe situazioni di straniazione che invece sono magari un po' tipiche della società. Questo è importante perché anche le attività, diciamo, operative che realizziamo nell'ambito del progetto hanno un senso in sé. Facciamo per esempio, abbiamo previsto per esempio di fare un summer camp per i giovani, abbiamo previsto di fare dei progetti per l'introduzione all'utilizzo di internet, mettendo insieme giovani e meno giovani. Abbiamo previsto di realizzare laboratori sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, una serie di cose importanti. Abbiamo previsto anche un'animazione sulle reti, sui social network che sono attivi in quartiere. Ma tutto questo ha senso in sé, ma ha senso ancora di più nella misura in cui serve per promuovere la qualità delle relazioni tra le persone. Questo è il senso del lavoro che stiamo facendo o che vogliamo fare nel prossimo triennio. E questa cosa delle relazioni, cioè la qualità delle relazioni, appunto, è un po' il mantra che dovrebbe accompagnare la realizzazione del progetto. È un mantra che riguarda sicuramente anche le istituzioni, in particolare le istituzioni del decentramento, quindi anche l'istituzione del Consiglio di zona, nel senso che per quanto noi operatori del terzo settore ci si chieda a fare nel territorio, diciamo, la valenza politica dell'azione che facciamo è a titolarità ed è in capo al Consiglio di zona e all'amministrazione comunale, ed è importante che ci sia una forte alleanza tra le istituzioni locali e quello che si realizza nel territorio. Per questo siamo qui, oltre che, come dire, per un debito informativo nei vostri confronti, visto che rappresentate come dire, il quartiere dove si realizza questa cosa, ma anche per chiedere di essere soggetti attivi all'interno di questo progetto e delle azioni che vengono realizzate. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie per l'illustrazione del progetto. Appunto, se ci sono, iniziamo con il dibattito. Consigliere, ho iscritto a parlare, consigliere De Lorenzo e consigliere Musdei. Consigliere De Lorenzo. Io voglio sgombrare il dubbio, ogni dubbio sul mio intervento. Un intervento proprio aperti verdi, perché le situazioni che ci sono all'interno della città, dei quartieri, non sono situazioni rose viste da varie sfaccettature. Quindi, come conflitto sociale, dico una cosa, poi la chiudo, ma non voglio fare nessuna polemica perché c'è anche l'assessore. Zona di Guarda Nord, Palanzone Adriatico, Cecchi, ha avuto in questi mesi un'escalation di furti all'interno delle case impressionante, quindi persone anziane, anche questo è penso, perché dopo le vecchiette, siccome io sono purtroppo referente di quella zona, le vecchiette hanno avuto tanto anno, cosa devi fare? Purtroppo c'è anche questo. Sono convinto che un'azione culturale sul territorio serva giustamente per poter verificare situazioni, poter maturare situazioni in modo che poi nel futuro ci sia più una, o vivere tranquillamente bene tra le persone. Giustamente. Non ho ben capito sinceramente tutta l'intensità del progetto con le varie associazioni, perché come dicevate giustamente voi esistono già delle realtà all'interno della zona di guarda che sono operative da anni. La domanda è: cosa vuol dire fare coesione sociale con questo? Vuol dire che loro fino adesso non sono stati in grado di fare un certo tipo di lavoro sul territorio, oppure dobbiamo coordinare in una maniera diversa questo tipo di realtà, avendo a disposizione anche uffici dell'assessorato che lavorano da anni sul sociale nelle zone? Perché l'unica cosa che mi è rimasta in mente, che ho reso la prova, è il mediatore culturale. Questo ovviamente è una cosa che ho capito, la più lampante, che secondo me è quella che serve, considerata la presenza eterogenea di culture diverse all'interno dei quartieri. Ne guarda come gli altri quartieri, negli ultimi 10 anni ha avuto un incremento di tutte queste, giustamente. Quindi, perché
si è ripetuto un'altra cosa che avevo capito, però mi sembrava un po' troppo pratica, è fare formazioni sui capi di casa. Per andare risolvere le situazioni, cioè non mi sembra una cosa di questo interessare questa, sì, perché culturalmente uno può andare a dire all'altro cerchiamo di vivere in pace anche nei casi gialli, però non ho capito bene come funziona questo intervento all'interno della struttura. Seconda cosa, non importante, considerate anche le difficoltà finanziarie che noi abbiamo in questo momento, l'Italia è venuta la crisi, non dico specificamente tutti i comuni, voglio sapere se poi si trovano i denari per poter pianificare un intervento di questo e se sì, se non va a discapito questa spesa all'interno di questi progetti invece alla municipalità milanese, cioè non vengono tolte delle funzioni alla polizia municipale tipo macchine, tipo pattuglie nel territorio piuttosto che fare bisogno. Comunque io sono d'accordo sul progetto culturale, volevo solamente sapere veramente, allora, in sintesi, questo progetto che cosa porta in più rispetto alle esistenze che c'è in questo momento. Grazie. Grazie consigliere De Lorenzo, consigliere Giuseppe. Grazie, buonasera a tutti. La mia è una domanda molto semplice e diretta, cioè in che modo sono stati quantificati i bisogni del territorio, quanto ad oggi nel piano di governo del territorio non sono stati stimati i servizi, quindi capire quali sono le necessità di un'area così grande mi piacerebbe sapere come è stata fatta questa stima e quindi come sono state appunto proposte e risposte con un bando di gara come questo, con una rete di associazioni come questa. Grazie. Grazie consigliere Giuseppe, capo gruppo Fede Gellone. Sì, grazie Presidente. Ma anch'io effettivamente voglio fare un po' delle osservazioni a questo tipo di azione e poi, visto che ho l'occasione, visto che già la settimana scorsa noi abbiamo come gruppo del PDL sollevato la necessità, come già ricordato anche De Lorenzo, di affrontare non soltanto il problema della coesione sociale, che è sicuramente uno degli elementi, potremmo dire anche importanti e fondamentali, di un equilibrio di una nostra città tra le attività che si svolgono e le attività che devono essere svolte nella nostra città. Però per mantenere un equilibrio in una qualsiasi cosa ci devono essere comunque tre supporti fondamentali, che sono da una parte sì la mediazione e la coesione sociale, dall'altra ci deve essere anche il benessere, la possibilità comunque di produrre in questa città e dalla terza parte ci deve essere il rispetto delle regole e la certezza delle regole. Certo è che se noi come giunta ci poniamo l'attenzione o concentriamo soltanto sugli aspetti che riguardano la coesione sociale e affrontiamo diciamo che facciamo un consiglio ad hoc per presentare questo tipo di azione, quando noi abbiamo chiesto invece di fare un consiglio straordinario sulle problematiche della sicurezza, che riteniamo sicuramente un aspetto importante di questa cosa, certamente ci fa riflettere che forse questa giunta è orientata soltanto ad uno dei tre aspetti, che è quello della coesione sociale, e viene meno all'aspetto invece importante, che se non secondo noi è la coerenza e il rispetto delle regole e la certezza delle regole dall'altra, e dall'altra parte è il benessere, cioè il dare la possibilità alle imprese, alle strutture di vivere e di sopravvivere, soprattutto di continuare ad esserci nella nostra città, perché se noi facciamo un'azione dove invitiamo le persone a degli sportelli bellissimi, validissimi per trovare del lavoro, è ovvio che però bisogna avere anche dei negozi che siano aperti, degli ambulanti che hanno la possibilità di lavorare, la limitazione invece degli operatori ambulanti che ha operato la giunta Pisapia, la questione di aver chiuso i furgoni, di impedire ai furgoni notturni di poter lavorare, certo non è un bel viatico alla possibilità di trovare lavoro, perché è difficile trovare lavoro quando si vogliono chiudere i negozi, si vogliono chiudere le attività imprenditoriali.
L'altro aspetto importante, la mediazione sociale, sicuramente è un qualcosa di importante, abbassare la conflittualità è un qualcosa che sicuramente è positivo e va fatto, però certo, se noi cerchiamo di abbassare la conflittualità e poi dall'altro in Piazzale Lugano vediamo che continuano a esserci rom a vivere in una situazione indecente, ma anche quello non è che ci interessa, ma che continuano ad essersi senza più sgombri. E dall'altra parte invece ci sono nelle case popolari nuovamente delle occupazioni abusive, e dall'altra parte si vuole fare della formazione capiscala, che io non so neanche se ci sono ancora i capiscala, perché mi ricordo che c'erano o in Russia o in Colco, forse adesso non ci sono più, però può darsi che ci sono. Non conosco la realtà di questi territori, ma fare la formazione è sicuramente una cosa positiva. Ma se non c'è rispetto delle regole, se non usiamo un pugno fermo su determinate situazioni, è ovvio che poi la gente ci ride in faccia, perché noi possiamo fare anche della mediazione, ma la gente proprio ci verrà a dire sì, voi invidiate, mi date una mano, ma se dall'altra parte vedo che la gente viene a occupare le case abusivamente e che occupa dei piazzali in maniera abusiva, certamente non siamo contenti. Dall'altro aspetto, se i cittadini nella nostra zona non sono sicuri neanche di uscire a divertirsi in discoteca perché ci sono sparatorie, accoltellamenti in qualsiasi serata notturna, e in questa zona ne abbiamo visti in questi giorni tante, è ovvio che come possiamo pensare di fare della mediazione della coesione sociale se manca il controllo del territorio? Il controllo del territorio che l'ha fatto l'assessore dalla parte della polizia locale, da parte del coinvolgimento di polizia locale, non soltanto con i vigili del quartiere, ma anche con la polizia e, se del caso, come abbiamo fatto, con l'esercito, perché l'obiettivo è cercare di controllare il territorio, cosa che oggi non c'è. Oggi la gente si sente insicura non soltanto perché succedono i delitti, ma anche perché non vedono per la strada, in giro, agenti, polizia, eccetera, eccetera. Bravo. Questi sono i problemi che, secondo me, devono essere affrontati in maniera parallela. Non si può soltanto concentrarsi su un aspetto che è la coesione sociale, dimenticandosi il rispetto delle regole e dimenticandosi il benessere della città, cioè farlo sviluppare anche l'economia di questa città. Senza questi tre aspetti, uno solo dei tre purtroppo fa sbilanciare il tavolo e fa creare sicuramente più azioni negative di quello che fino adesso ci sono. Grazie. Consigliere Ferrando. Grazie Presidente. Una delle questioni che mi sono sorte ascoltando la vostra relazione, di cui vi ringrazio, ringrazio di questo passaggio del Consiglio di zona. Faccio anche presente che certamente mi trova, penso ci trovi, un po' sorpreso il fatto che questo passaggio avvenga quando la parte comunque progettuale è già completata, almeno dell'operazione per esempio che ha portato alla definizione del bando. Da questo punto di vista chiedo almeno che ci siano delle informazioni, perché questo bando appunto mi risulta che ne veniamo a conoscenza oggi, per cui avere informazioni su qual è l'importo che il comune ha messo appunto su questo bando e come viene erogato all'interno tra le associazioni che hanno vinto questo bando e come viene svolto poi nel tempo, cioè avete posto un'immagine che essendo un progetto pilota social di Milano insieme a Salomone abbia dunque delle tempistiche già definite e quali sono anche i metodi, diciamo così, di verifica, perché essendo un progetto, essendo un tentativo di vedere se ciò porta appunto un miglioramento della vita sociale nei nostri quartieri, quali sono i metodi che avete individuato per capire se la cosa funziona o se bisogna scegliere altre strade, tenendo conto che io condivido tutta la posizione espressa dal capogruppo Fede Pellone sull'insieme insomma delle operazioni che portano al benessere di un quartiere. E pongo anche un'altra questione, perché sinceramente, non essendo io tra l'altro un addetto ai lavori in ambito sociale, mi è sfuggito poi la concretezza dell'operazione e del progetto, per cui vi pongo un case history, un caso pratico
per capire questo progetto come si muoverebbe. Uno dei fenomeni, diciamo, di recente comparsa nei nostri quartieri è quella delle bande dei adolescenti, dei giovani latinoamericani, che ha un risvolto sociale importante, perché per esempio porta a abbandono scolastico sovente, alla creazione proprio di ghetti, diciamo, di ambiti sociali che si isolano dal mondo, dando poi vita a comportamenti diciamo, socialmente negativi. Per cui supponiamo che io sia un'antenna, come che viene chiamata tecnicamente, antenna del territorio, qualcuno mi aiuti, non conosco appunto questo genere. Io sono un'antenna e dico, c'è questa banda che si ritrova sempre nel parco Tanditari e che fa così così. Come interviene dunque il progetto? Cioè c'è qualcuno che dunque cerca di agganciare queste persone, di contattarle, di coinvolgerle, di... cioè vorrei capire un po' più concretamente come si esercita questa attività con questo piccolo esempio. Altrimenti appunto io credo che la cosa importante di un progetto di questo genere sia di sì, va bene, sportelli, però siamo abituati appunto a moltiplicare gli aspetti, come dire, formali, cioè appunto il tavolo di lavoro, lo sportello in cui uno può andare, ma quello che magari manca è l'aspetto invece proattivo, cioè che qualcuno interloquisca, prenda l'iniziativa, perché è difficile che, stato l'esempio che ho fatto, che vale quello che vale, che un ragazzo di questa banda va allo sportello e dice ho un disagio, aiutatemi a risolverlo, no? Cioè, per cui entrando con il merito vorrei capire un po' di più come funziona. Vicepresidente Alonso. Inutile dire che io sono favorevole a tutti quegli interventi che creano una rete sociale di prevenzione, perché purtroppo lo vediamo tutti i giorni, non solo vediamo compiersi reati, ma vediamo anche compiersi arresti, no? Da tanto tempo che parliamo del rapinatore seriale delle farmacie in zona 9, questa mattina è stato arrestato, ha avuto... praticamente è stato collegato almeno a 30 reati e tutti i giorni avvengono interventi della Polizia di Stato, della Polizia locale che sventano numerosi reati, arrestano colpevoli e così via. Però come tutti sappiamo esiste anche poi una legislazione a protezione della persona che non ha subito le condanne definitive, per cui spesso poi queste stesse persone le incontriamo nella farmacia successiva o nella realtà successiva. E quindi procedere ad un lavoro di prevenzione è fondamentale. Per quanto riguarda la zona di Milano, di Niguarda in particolare, c'è una grossa presenza. Il problema più grave per quanto riguarda gli adolescenti non è dato dai ragazzi stranieri, ma è dato da ragazzi italiani le cui famiglie diciamo non tengono una condotta di vita regolare, cioè delinquono, sono occupanti abusivi storici delle case, hanno gestito negli anni il racket del commercio prima dell'eroina e poi della cocaina e così via. All'interno di questa situazione non è facile intervenire, come diceva il capogruppo Fede Pellone, col discorso del pugno fermo, o perlomeno
va fatto, ma sicuramente va cercato anche un intervento che metta in rete le scuole e le associazioni sul territorio e consenta di arrivare ad una prevenzione e soluzione di alcuni problemi man mano che si presentano. Certo che occorre che queste realtà vadano nei parchi e intercettino un gruppo di ragazzi che, abbiamo detto, non saranno ragazzi sudamericani trattandosi di Niguarda, ma molto più probabilmente saranno nostri concittadini. Però ci vuole anche questo intervento e soprattutto ci vuole un intervento che metta in collegamento gli insegnanti, le scuole, le realtà del territorio, gli oratori e tutte queste strutture che ci sono. Io mi auguro che questa rete sia una rete capillare e veramente radicata sul territorio. Questa è la preoccupazione che ci deve unire tutti, non il fatto che è chiaro che questi sono fondi differenti da quelli che muovono le macchine dei vigili, suppongo che su questo non ci sia alcun dubbio. Il bilancio. Non ci sono altri interventi, do la parola all'assessore e poi alla dottoressa Gardiner per le delucidazioni. Grazie, ringrazio gli interventi, soprattutto quelli mirati al progetto, perché sono, penso, un po' l'obiettivo di oggi, di interagire su questo, quindi un'opportunità importante. Il progetto è stato chiaramente realizzato attraverso un bando pubblico con le caratteristiche della concorrenzazione che indicava prima la dottoressa Gardiner, ma attraverso un bando pubblicato secondo gli strumenti della pubblica amministrazione, quindi pubblicato sul sito, un'informazione sulla stampa, eccetera, in cui hanno partecipato due reti e una commissione di tecnici ha valutato secondo i criteri individuati i soggetti, che sono soggetti che hanno una presenza sul territorio da diverso tempo e una presenza di attività. Certo, il territorio di Niguarda, come molti territori della nostra città, è un territorio ricco da questo punto di vista e ci sono molti soggetti di cittadinanza attiva, di società civile che collaborano a questi obiettivi. Tant'è vero che anche lo stesso tipo di progetto è un progetto che ha definito alcuni interventi e qui sono più illustrati, che poi anche questa grande entrata in mente che qualcuno risponde alle vostre domande, ma anche tutta una parte di costruzione in itinere, proprio perché l'obiettivo è quello di coagulare, non tanto quello di dirigere o coordinare il sistema di servizi o delle associazioni che hanno le proprie autonomie, completamente non è una cosa, ma quello di essere un fattore di coagulo delle risorse positive esistenti in questo territorio con un meccanismo certamente di una responsabilità progettuale relativa alla produzione delle risorse conseguente al bando, ma poi con azioni di coinvolgimento di tutte, anche le realtà che non hanno a suo tempo aderito al bando e creato l'ADS, ma che sono appunto soggetti del territorio che saranno invitati e le azioni progettuali prevedono proprio questo, costituire quindi un luogo di interazione di tutte le realtà. Quindi quando diversi di voi sottolineavano la presenza, oltre ai soggetti citati che hanno controllato il progetto di altre realtà, questo è una ricchezza che diventa del progetto e deve essere sempre più un progetto partecipato e di quel territorio, non solo e non esclusivo come gestione di un servizio da parte dei soggetti che hanno
vinto con il bando e partecipato alla progettazione. Quindi un progetto in fieri è un progetto che deve rispondere, deve portarci in dote al termine, oltre a delle azioni, la possibilità di avere favorito il coagulo di queste risorse del territorio, perché questa sarà la vera dote, diciamo così, del progetto al suo termine, cioè aver rinforzato la presenza di questo tipo di realtà, averle messe maggiormente nelle condizioni di poter svolgere la loro attività di bene comune e di chiave di solidarietà e di sussidiarietà per questo territorio. Per quanto riguarda gli aspetti dei diversi interventi della struttura e della sicurezza, è chiaro che questo non è e non voleva essere e non è il progetto della sicurezza adeguata, cioè la sicurezza è un obiettivo che è frutto di diverse azioni, diverse componenti, certamente anche la coesione sociale, e cioè il creare un tessuto vivo, partecipe, dove esistono azioni di solidarietà e di collaborazione dei cittadini, è un contributo significativo alla costruzione della sicurezza e della qualità della vita di quel territorio, ma non è l'unico, né abbiamo detto e sostenuto che questo sia l'unico modo per sostenere la sicurezza, né che queste risorse sono state tolte, come ho sentito dire, dalle macchine della polizia locale o cose di questo tipo, anzi è vero che come abbiamo già illustrato in diversi interventi, noi abbiamo aumentato il numero delle auto della polizia locale, nonostante le ristrettezze economiche e le risorse messe a disposizione sempre per il carburante delle auto, giusto per fare qualche esempio. Quindi questi soldi non vanno a essere tolti a questo tipo di azioni, ma sono delle risorse che vengono messe per favorire una complementarietà di interventi che insieme possono portare miglioramento della qualità della vita, sicurezza e coesione sociale a questo pezzo, parte di territorio. Quindi è questo il contributo che dà insieme al resto l'azione più complessiva che ha l'amministrazione. Certamente non penso che gli autonegozi notturni siano un chiaro esempio di aggregazione nella nostra città. Mi pare che io li ho conosciuti di più in questo mio mandato per azioni invece di punti di degrado, di problematicità e di purtroppo anche di irregolarità. E comunque la normativa che chiude, che blocca mezzanotte, questa è una legge regionale approvata qualche anno fa dalla regione Lombardia e che appunto è in applicazione, ecco, quindi non ho colto bene quel messaggio polemico veniva citato nel merito di quel tema. Quindi io auspico che, oltre adesso avere risposte concrete rispetto al progetto, che questa sia un'opportunità che la zona, e ho sentito diversi interventi in questo senso interessanti e positivi, sia un'opportunità in cui anche l'istituzione del consiglio di zona possa essere attore insieme con le realtà che voi conoscete molto bene, perché le realtà della società civile di questo territorio hanno numerosi contatti con voi e con la vostra azione, proprio per riuscire a dare un contributo al miglioramento della qualità della vita di questo territorio. Lascio la dottoressa Gardi negli aspetti relativi al progetto. Allora, io cercherò di rispondere in maniera sintetica, poi credo che i membri di questo consiglio potranno anche leggere quello che è il progetto presentato dai partner che hanno vinto il bando sui guarda e quindi avere, come dire, ogni chiarificazione più esaustiva che non le mie parole. Parto dal perché questo territorio e come mai, qualcuno l'ha chiesto, chiedo scusa, non mi ricordo chi, ma insomma do una risposta un po' globale. Allora è chiaro che si è fatta una valutazione dei bisogni dei territori, noi sappiamo purtroppo che a Milano abbiamo più territori che avrebbero necessità di avere progetti di questo tipo, perché ci sono situazioni di degrado, situazioni di fragilità dei ragazzi,
di dispersione scolastica, fragilità delle famiglie, famiglie che hanno problemi di lavoro, famiglie monoparentali, famiglie che spesso hanno abitudini e comportamenti a rischio, il bere, il gioco, per non parlare poi di comportamenti che sono anche a rischio rispetto alla sicurezza, quindi comportamenti delinquenziali, abbiamo i problemi degli anziani. Allora, siamo andati chiaramente a raccogliere quelli che erano i dati in nostro possesso rispetto a quelli che sono, come dire, le nostre antenne, ovvero gli sportelli sociali e i nostri dati sulla sicurezza. Abbiamo scelto il quartiere di Linguardia di Salomone per cominciare, pensando che in un futuro, se le disponibilità economiche ce lo permetteranno, perché questo se bisogna sempre metterlo davanti, noi allargheremo progetti di coesione sociale con queste caratteristiche, cioè di coprogettazione e di grande coinvolgimento e messa in rete di tutte le realtà del terzo settore, di quei settori, li andremo a realizzare anche in altri territori. È chiaro, ripeto, che ci vuole anche una disponibilità economica. Detto questo, abbiamo avuto anche, per dare una valutazione di quale fosse lo stato di vulnerabilità di questo territorio, una serie di ricerche che sono state fatte e che posso citare leggendole. Rigenerare l'azione di guarda del 2009, dopodiché c'è stata una ricerca che è derivata da un progetto Equal dell'Agenzia Cittadinanza e dal Laboratorio Territoriale di Milano. Poi c'è stata l'esperienza di un coordinamento che si chiamava 9 in rete, dove c'erano 40 realtà territoriali oltre al consorzio Farsi Prossimo. Poi abbiamo i dati di tutti i servizi di prossimità che sono stati gestiti da soggetti del terzo settore, ma anche dai nostri sportelli, dai custodi sociali, dai nostri centri sociosanitari, da chi porta i pasti al domicilio e ci porta delle notizie in merito a come stanno le famiglie dentro le mura della casa. Cioè, è chiaro che giustamente la domanda è stata posta: come mai quel territorio, perché è chiaro che abbiamo fatto una valutazione dei bisogni. Non è riguardo l'unico territorio che sta così, questo l'ha detto, ma insomma non mi voglio ripetere. Dall'analisi dei bisogni abbiamo colto, e qui leggo una breve sintesi perché è più semplice, anziani soli, famiglie monoparentali, giovani lontani dalle reti familiari di provenienza, divisione tra spazi di vita e spazi di socialità, quindi sacche di solitudine o sacche di solitudine rispetto ai ragazzi riempiti con false relazioni, che sono le relazioni del bullismo, che sono relazioni attraverso la condivisione di comportamenti insani, tanto per dire. Allora, raccolti i bisogni in particolare di questo territorio, l'idea progettuale di base nostra e poi con i partner meglio esplicata è stato: bene, mettiamo in rete veramente tutte quelle che sono le attività che già ci sono qui su questo territorio, perché è vero, qualcuno ha detto, ce ne sono tante, è vero anche che spesso si lavora in maniera sedimentata, frammentaria, e allora mettere insieme vuol dire valorizzare le risorse, e questo non è detto che si faccia, in qualche caso si fa, ma spesso noi vediamo nella nostra esperienza quotidiana che molte associazioni e gestori del terzo settore lavorano un po' separatamente. Allora l'idea è proprio questa: ci si mette insieme, si lavora insieme, si valorizzano le risorse e si coglie dalle antenne territoriali, che questo altro non sono se non tutte le sedi sparse dal territorio, quindi questi sportelli diffusi sul territorio, si raccolgono quelle che sono le esigenze, i bisogni, si raccolgono dal vivo, si raccolgono dalle segnalazioni dei servizi sociali, dei custodi sociali, di chi fa i servizi sociosanitari, si raccolgono però anche dai cittadini, perché c'è gente che invece viene e racconta, e lo sportello centrale, chiamiamolo così, quello di Via Ciriè, di cui siamo molto felici, collocato in una zona che ha grandissimo bisogno di essere rivitalizzata e rimotivata, e questo già l'avete detto voi del Consiglio di Zona, perché non è la prima volta che noi parliamo col Consiglio di Zona di questo progetto, e questo va anche detto, e quindi abbiamo colto anche da voi degli input e dei suggerimenti, e quindi Via Ciriè, di Ciriè è stata scelta ad hoc, e lì è un posto dove noi speriamo anche che i cittadini vengano a raccontare, e da lì e dagli sportelli diffusi si diparte tutta quella serie di attività che chiaramente malamente, perché molto in sintesi, abbiamo cercato di raccontarvi e che hanno cercato di raccontare tutti i nostri partner, quindi le attività di mediazione,
non solo culturale, che è quella più facile forse da capire, ma anche le mediazioni dei conflitti, perché è vero che le mediazioni dei conflitti andremo o andranno nei luoghi dove ci sono, ma è anche vero, perché noi abbiamo uno sportello di questo tipo come il Comune di Milano collocato per tutta la città altrove, che la gente va, che ci sono le segnalazioni, che le persone, se cominciano a sapere che c'è un luogo dove si può andare a parlare dei propri conflitti e qualcuno aiuta ad abbassarli, le persone vanno, perché questa è un'esigenza che c'è. Poi sportello e sportelli diffusi dove raccogliere le problematiche legate al lavoro, all'integrazione dei ragazzi nella scuola e fuori dalla scuola, ripeto, a tutti quei problemi che sono i comportamenti a rischio, il lavoro, qualcuno diceva prima, certo, ma come diamo coesione sociale, poi non c'è lavoro, non c'è benessere, è vero, tutto va un po' insieme, ma è vero anche che per il lavoro è necessario avere sportelli dove ci si può riqualificare, dove si possono riciclare le proprie competenze, dove chi non ha più un lavoro può immaginare con qualcuno che fa questo mestiere come trovare un altro lavoro e dove, in quale modo. E qui potrei continuare. Allora, io non so se ho risposto alle domande di tutti. Credo, ripeto, che noi... Com'è? Sì, beh, credo, sto sui temi del bando, sto parlando di quello. Il bando dura 3 anni, finisce a gennaio del 2016 e iniziato a fine febbraio del 2013. Sono 350.000 euro su 3 anni, per 3 anni di progetto. Lei giustamente aveva chiesto i corsi di studio, l'ha anche segnato. Termina quindi con il gennaio del 2016, ma noi, il nostro intento, l'intento dei nostri partner è di terminare lasciando un'eredità sul territorio, non una roba che inizia, finisce e poi è finita. Ecco, il progetto è tutto orientato per mettere in campo azioni, interventi, attività che possano determinare una fertilizzazione del territorio e un lasciare un'eredità. La declinazione esatta di come, ripeto, perdonatemi, la trovate nel progetto che noi abbiamo già dato alla vostra Presidente, ma che provvederemo per chi lo desidera a far avere in modo che si possa ben leggere. Scusate se non ho risposto a tutti, magari mi è sfuggito qualcosa, non so se è qua. Prima di dare la parola, visto che sono ancora iscritti a parlare, due consiglieri, il capogruppo Lattezza e il consigliere Perego, due sottolineature. Vi verrà fornito il documento in formato elettronico in modo tale che possiate analizzarlo e leggerlo con tranquillità. Solo una nota, una sottolineatura, dei problemi all'interno di questo consiglio non si è mai parlato di questo bando, si è trattato e tratteggiato e si sono tratteggiate le problematiche presenti all'interno del quartiere di Niguarda, di cui noi tutti siamo a conoscenza, sappiamo che è, insieme ad altri quartieri, un quartiere problematico con una serie di criticità all'interno, in particolare di quell'area composita in cui sono presenti residenze, dove è presente l'edilizia stabile, l'edilizia residenziale pubblica, anche con la commissione di mano presieduta dalla Presidente Fergoni si è spesso sottolineato le varie criticità, quindi credo che sia importante avere all'interno di quel quartiere una realtà di questo genere. Si è avuto modo di parlare anche all'interno della commissione, di commissioni sempre su questa problematicità, ancora molti mesi fa, su un'altra realtà che era, riguarda Niguarda. E quindi diciamo si è affrontato la questione quartiere di Niguarda, su cui questo progetto poi, come ci è stato spiegato, interverrà. Lo dico perché ho visto un po' di visi meravigliati quando si sottolineava il fatto che se n'era trattato in consiglio, si è trattato con il progetto di case in un'altra serie di questioni, e questo rientra chiaramente nelle varie modalità per riuscire ad affrontare i problemi che sono emersi, che peraltro sono emersi anche oggi dai vostri interventi. Capogruppo Lattezza.
Grazie Presidente. Allora, prevedo che qualsiasi intervento che venga fatto a fini sociali mi vede favorevole, perché ovviamente è un settore in cui l'amministrazione deve investire per poi avere un ritorno in termini di miglioramento della società. Quello che non mi trovo d'accordo in questa modalità del bando è il fatto che appunto il comune, quindi l'assessorato, ha emesso un bando, quindi ci dobbiamo ritenere da un lato fortunato che questo bando coinvolge la nostra zona e quindi apporterà diciamo benefici alla zona. Però dall'altro, se la devo vedere dal punto di vista del decentramento, mi vede come consigliere che va bene, vede una presentazione di un servizio, però non mi ha visto partecipe finora. E penso ovviamente a tutte, noi abbiamo anche una commissione politiche sociali e salute, abbiamo anche una commissione temporanea PMZ del Foro Multifunzionale Zonale, no? E una cosa non mi torna, quando parliamo di numeri, no? Il mio collega del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Agnustei, vi chiedeva se avevate fatto un'analisi dei servizi, un'analisi dei bisogni, no? Quindi per capire quanto, che, come dire, quanta attività bisogna iniettare in zona 9 nella città di Milano per avere dei benefici, se c'è diciamo, un'analisi di questo tipo, perché sembra che si vada un attimo in ordine sparso, e mi spiego. Pochissimo tempo fa, come consiglio di zona, abbiamo avuto soltanto diciamo, una ventata di partecipazione a quello che è stato il bando dei CAM e dei CAG. Ora, credo che i CAM e i CAG siano centri comunali gestiti dal comune e quindi una parvenza di decentramento c'è stata. Dico parvenza perché poi agli effetti è stata colpa nostra del consiglio di zona non mettere del nostro in quel bando, ma recepire quello che ci è arrivato dal comune. Quindi la mia domanda è questa: se già abbiamo dei centri di aggregazione giovanile, dei centri di aggregazione multifunzionale, no? E su cui tra l'altro le dico assessore, forse non lo sa, ma noi non riusciamo ad avere i dati dettagliati di spesa negli anni scorsi dei CAG e dei CAM, a cui diciamo a me personalmente come consigliere, come commissario della Commissione Politiche Sociali e Polo Multifunzionale Zonale sarebbe piaciuto avere per delineare meglio il bando che andavamo a fare, okay, visto che non andiamo per i capitoli spesi, però abbiamo una somma che è 250.000 euro, quindi questo per dare un'idea, con 250.000 euro e una struttura, anzi due strutture, Cassinan e Piacerie, è quello che il comune riesce a fare. Quindi primo, perché non si è pensato di migliorare il servizio dei CAG e dei centri di aggregazione multifunzionale, visto che è stato rimesso a bando, cioè anziché disperdere l'energia, fare un ennesimo bando, cioè se confrontiamo le cifre di cui avete parlato, possiamo dire che questo che state presentando non è tutto questo grande intervento a livello di iniezione non so, di risorse all'interno di un quartiere. E quindi, visto che alla fine sia nel bando dei CAG e dei CAM erano rivolte associazioni, quindi anche e non soltanto ovviamente chi si è aggiuntato la parte del servizio lavoreranno anche altre associazioni. L'altra cosa che mi chiedo, quindi, ennesima dispersione, vuol dire che noi consiglio di zona possiamo stare tranquilli e quindi a livello di MAP e contributi possiamo non pensare più alle associazioni che lavorano nel sociale? E questo non so se è chiara la domanda è, c'è un criterio di quanti servizi diamo alla zona? Cioè noi stiamo dando veramente non soltanto, non finanziamenti a pioggia, ma dove capita. Quindi, molto probabilmente la situazione è così disastrosa che cerchiamo di tappare i buchi come meglio ci capitano. Spero, non so, di aver reso l'idea di quali sono le mie perplessità. Grazie. Allora, ultimo intervento, prima delle repliche, consigliere Perego. Sì, grazie mille. Mi scuso per essere intervenuto piano, aspettavo una prima replica. In parte alcune mie perplessità sono state esposte dal capogruppo che mi ha preceduto. Qualunque iniziativa, ribadisco anch'io, che sia legata al sociale,
che aiuti i cittadini a uscire dal loro isolamento, a uscire dalle case, ad avere un punto di riferimento per risolvere le loro più diverse problematiche, senz'altro utile. Magari se lei come assessore si impegnasse altrettanto a far sì che mentre i cittadini vanno allo sportello non gli svaligiano la casa, è un altro passo utile che senz'altro magari lei in futuro penserà di affrontare. Quello che mi è sfuggito, che va di là di quello che ha chiesto il consigliere della terza, è capire in realtà qual è concretamente il nostro coinvolgimento, perché al di là della spiegazione preventiva che ha fatto la Presidente raggruppando diversi interventi che hanno portato, sembra, alla realizzazione di questo progetto, noi minimamente non siamo stati coinvolti, cioè perché noi abbiamo già avuto degli incontri in Consiglio di zona, specificatamente su questo progetto no, come il stesso Presidente ha detto. Non siamo stati coinvolti nella lavorazione del bando, non siamo stati coinvolti nella scelta dello spazio dello sportello, che ci viene, può essere la scelta più idonea, però non so se magari con il nostro contributo si poteva valutare anche meglio e diversamente. Spiace sempre che un'amministrazione che si riempie la bocca di decentramento, ogni volta con un progetto lo venga a presentare già ben definito. L'abbiamo avuto poco tempo fa con gli orti urbani. Capisco l'urgenza di ricorrere tanti anni di mal governo precedente, allora dobbiamo fare tutto di corso, ma anche in quel caso arriviamo a presentare dei progetti in cui abbiamo degli orti realizzati vicino alle autostrade dove gli anziani, i ragazzi vanno a giocare magari godendosi il rumore e il disagio di un'autostrada a meno di mezzo metro. La mia preoccupazione deriva anche dal fatto che noi abbiamo già avuto realtà simili a questo progetto della nostra zona. Parlo del progetto Public Bridge, un bando non del comune ma di Fondazione Carico di provincia. Molto interessante, partito molto bene, con tantissime realtà procurate, che però anche lì doveva avere una certa relazione con questo consiglio di zona, e al di là dell'invito a inaugurazione, da allora non abbiamo saputo più nulla. Di voci di disagi sulla gestione degli spazi, magari anche qui poi sarebbe utile capire le associazioni se hanno già deciso come, so che la domanda vale completa ma è poco completa, ma però come organizzarsi all'interno dell'utilizzo di questi spazi, cioè i vari operatori che si sono, non so, sono sempre diverse associazioni, non so se sarà un operatore unico per tutte le associazioni oppure le altre associazioni in differenti orari si divideranno lo spazio, che orari di apertura avrà questo spazio. Questo per dire che magari se fossimo stati anche noi coinvolti maggiormente in questo avremmo dato più valore a questo consiglio. Ancora adesso io, al di là delle belle parole, non ho ancora capito da oggi, da domani, bene, magari lo spiegherò adesso, e questo è stato grato, cosa dovrò fare per collaborare con le associazioni che hanno vinto questo bando. Grazie. Prego, assessore. Velocemente, anche delle ultime cose, non rispondo per tutte le polemiche politiche per tanto tempo, per farvi lavorare. La possibilità di collaborazione, come dicevo, su quel progetto è in piedi, il progetto che viene, che definisce alcune cose, state qui illustrate, che troverete anche nel materiale, ma poi è di costruzione. Il progetto ha una governance fatta da un gruppo di lavoro dove siedono i rappresentanti delle organizzazioni che unitano tutto su questo. È previsto anche un posto per partecipare appunto alla governance del consiglio di zona, che chiaramente deciderete voi come consiglio, in modo da avere il vostro rappresentante che partecipa alla governance del progetto, e quindi sia la fase di definizione che serve per riuscire a realizzare bene gli obiettivi sempre più aderenti al progetto, e fare in modo che ci sia la possibilità di allargare e coinvolgere sempre di più questa interazione. Questo chiaramente non è un CAM, ma è un'attività di coprogettazione che vuole proprio tentare di mettersi in una risposta differente da quei progetti che hanno un inizio e una fine, che purtroppo poi dopo, nel momento in cui finiscono, finisce il finanziamento e rimane fermo. Ma
di rinforzare le sinergie tra le associazioni affinché queste risorse che vengono a essere a disposizione per questo tempo consolidano il lavoro comune tra le associazioni che poi può andare avanti nel prosieguo del tempo. E tra l'altro noi come settore stiamo facendo insieme con tutti i progetti di coesione sociale che dicevo prima proprio una rete per fare in modo che queste realtà possano continuare, perché questo è la chiave importante, perché altrimenti appunto noi metteremmo qualche tappabuco ogni tanto e non serve. Questo non è un servizio strutturato che appartiene al sistema dei servizi dell'amministrazione, ma è un'opportunità data alle organizzazioni di poter lavorare insieme e rinforzare la propria capacità di presenza del territorio in modo che questa poi possa continuare nel tempo e quindi in questo modo facilitare la creazione di una coesione sociale del territorio che poi si interfaccerà con il sistema dei servizi che esiste, che mette in campo l'istituzione attraverso i propri strumenti ordinari o di gestione affidata a soggetti del settore privati come avviene per il sistema dei servizi. Quindi questo non è un servizio aggiuntivo, ma è un lavoro di sostegno alle associazioni che rinforzano la loro presenza sul territorio. E in questo senso la professione dell'azione la possibilità di partecipare per creare tutte quelle iniziative e quel governo del progetto che deve vedere con la zona il proprio lavoro. Grazie. Ringrazio tutte le persone che sono intervenute, ringrazio l'assessore, certamente.